Le mie memorie su Monsignor Dino Torreggiani sono soprattutto legate alla vita dell'oratorio cittadino di San Rocco. Siamo negli anni 35-40. Ricordo le corse affannose dalla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo, con altri miei coetanei, all'oratorio di San Rocco, per assistere alla proiezione cinematografica a seguito di una convenzione tra il mio parroco e Monsignor Torreggiani. Partecipavamo allora alla funzione in parrocchia, avevamo così diritto di entrare ad assistere alla proiezione cinematografica. Ricordo Don Dino nella sua opera di assistenza a quanti operavano nello spettacolo viaggiante, gli incontri particolarmente cari nel periodo pasquale. Sono legato a Don Dino Torreggiani nel ricordo delle scuole di propaganda maschili e femminili per attivisti in Azione Cattolica. Ma soprattutto la mia memoria su Don Dino ritorna felice, quale insegnante nelle scuole di Stato, in particolare nell'Istituto Angelo Secchi, da me frequentato. Aveva la grande capacità, Don Dino, di rapportarsi con gli studenti al di là del loro ufficiale di lezione. Incontri prima e dopo, incontri ai quali i giovani ricorrevano con insistenza per avere lumi, per avere aiuti, per avere suggerimenti. Soprattutto Don Dino è stato non tanto professore, quanto padre per molti giovani, in bisogno di confidenze e che concedevano confidenza. È stato preso d'assalto dagli studenti, prima e dopo le lezioni, nella sua abitazione privata, per confortare, per correggere, per aiutare. Il professore Don Dino Torreggiani era altresì capace di concedere agli studenti momenti di serenità e anche di gioia. E quante volte, a insistenza degli studenti, si è improvvisato a modo di Napoleone, messo il ciuffo sulla fronte a virgola, messo un braccio dietro la schiena e l'altra mano sul petto, un piede in avanti, posava così, come le statue napoleoniche, e sorrideva agli studenti. Ma era uno stratega soprattutto non tanto di campi di battaglia quanto di anime. Sapeva comprendere, avvicinare, amare i giovani. Un ricordo veramente indelebile. Le memorie sull'oratorio cittadino San Rocco sono veramente tante, e al centro di tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato per noi giovani la vita di San Rocco sta certamente Don Dino Torreggiani. Don Dino Torreggiani in mezzo ai ragazzi, su una rudimentale giostra o al gioco del pallone. Don Dino Torreggiani
che incontra i giovani della città, conversa con loro, li avvicina. E a fianco di Don Dino Cesarini un'altra nobilissima figura, la figura del sacerdote Don Ennio Caraffi. Don Ennio qualificava la sua posizione all'interno dell'oratorio parallela a quella di Monsignor Torregiani. Monsignor Torregiani era la mamma, dolce, attenta, premurosa. Lui si definiva il papà, alle volte rude, capace di prendere per il braccio un ragazzo un po' maldestro o che non si sapeva comportare per bene all'interno dell'oratorio. Una vivacità tra sacerdoti veramente eccezionale e attenta. Don Dino ebbe anche il grande merito di assistere i militari di stanza a Reggio Emilia, allora a quegli anni 40, 35, 40, erano di stanza a Reggio il 66 Fanteria in via dell'ospedale e il 3° Reggimento Artiglieria nell'attuale caserma Zucchi. I giovani militari trovavano ospitalità, possibilità di scrivere una lettera, possibilità di parlare, di distrarsi un momentino dalla vita veramente severa e dura del militare. Altra figura veramente nobile all'interno dell'oratorio, la figura di Don Altana, un giovane allievo, uno dei primissimi allievi di Monsignor Dino Torregiani, che poi continuò la sua meravigliosa opera nell'Istituto dei Servi della Chiesa. Tutte figure che tornano alla mia memoria, vero, con facilità, perché anch'io ho avuto la gioia, l'onore e soprattutto il grande beneficio di vivere all'interno dell'oratorio, per il quale pochi anni fa abbiamo messo anche una lapide lungo via San Rocco, a ricordo di quella chiesa dove entravamo chiassosi per pregare, a ricordo di quel cinema che ci vedeva tutti agitati all'interno ad assistere ai film proiettati da Don Dino e da Don Caraffi, all'interno di quel cortile così pieno e animato di giovani e che ci auguriamo abbia a continuare pur in altre sedi, in altri luoghi, ma con lo stesso spirito e con lo stesso intento che guidava il lavoro Don Dino Torregiani. Che Don Dino abbia avuto dei grandi meriti nella sua capacità di capire persone, di aiutarle, di assisterle e soprattutto di ottenere amicizia dai giovani. Concedeva amicizia, ma naturalmente dava anche amicizia. Riusciva a entrare nello spirito, nell'animo vero dei giovani, li scrutava, sapeva dissertare sui problemi della vita, soprattutto con molta semplicità, non con termini e parole difficili. Così era anche nel suo insegnamento. La sua ora di religione era un'ora piacevole perché era un'ora di conversazione, adattabile e accettabile da parte di tutti. E in particolare c'erano i giovani universitari e laureati che assistevano in modo particolare Don Dino nella sua attività, vero, di direttore dell'oratorio. Il gruppo laureati effettivamente è stato un gruppo quanto mai impegnato, insomma, ecco. Ricordo, per fare nomi, i fratelli Dossetti, Giuseppe ed Ermanno Dossetti, il dottor Meglioli, l'architetto Manfredini, giovani che si sono impegnati e con Don Dino effettivamente hanno offerto un'assistenza generosissima ai giovani dell'oratorio.